Sally muove qualcosa dentro di me, qualcosa che mi è difficile descrivere a parole. Anche David? Sì. Ah, capisco. Ma che cosa devo fare? Oh, secondo me dovresti avere un po' di tempo. Prenditi del tempo per decidere. Ma non aspettare troppo. Bene, così. E la fila di mezzo? Dov'è Sally? Non lo so. Mi aveva promesso di venire. È meglio che torni al tuo posto. Allora, ci siamo. Benvenuti al concerto di primavera. Come primo numero canteremo Sweet Betsy from Pike. Pronti? Did you ever hear tell of Sweet Betsy from Pike? She crossed the white prairies with her husband Pike, with two yokel oxen and one spotted hog, and a fat guy had rooster and Sally, non volevo farti soffrire. E se l'ho fatto, mi dispiace. Io non voglio rompere il fidanzamento. Non l'avevo previsto. So che non è colpa tua, ma dipende da te. Quello che sta accadendo adesso. Ho solo bisogno... E ora che tu ti liberi del tuo passato, come hai detto di fare a me? Ma era diverso. Abigail era un ricordo. Anche David. Quell'uomo non è più quello che era. Questo lo so. Quello che c'è fra me e te è qualcosa di reale, che abbiamo costruito insieme. Ti ho chiesto di sposarmi, hai risposto sì. Forse questo ti spaventa, forse ti spinge a tornare a quando eri giovane, piena di sogni di cui David faceva parte. Ma non riavrai ciò che hai perduto. E rischi di perdere quello che hai. Che vuoi dire? Non ho motivi per restare qui. Me ne andrei se non fosse per te.